Buongiorno, benvenuti a questa diretta per me epocale, quella dell'8 marzo del 2020. È epocale perché quello che è successo questa notte è, nella sua cialtronaggine, quello che nessuno si sarebbe atteso, cialtronaggine per come è stato fatto e forse cialtronaggine anche per gli effetti che avrà. Parliamoci chiaro, quello che è successo questa notte è imbarazzante, cioè dalle 8 fino alle 2 e mezza di notte non abbiamo capito che cosa cazzo stesse avvenendo nella più importante regione d'Europa dal punto di vista economico e finanziario, cioè la Lombardia. Lombardia e altre province a lei legate e che rappresentano il 50% della ricchezza di questo paese. Qualcuno di voi potrebbe dire: Porno! Cosa stai dicendo? Muoiono persone come moscerini! Toc toc! Guardate che continueranno a morire anche nelle prossime ore, purtroppo, rispetto ai pezzi che oggi ho letto su tutti quanti i giornali. Non cambia assolutamente nulla e lo vedremo tra poco. Quello che è successo ieri è che siamo stati per 6 ore in balia di informazioni che nessuno sapeva cosa fossero vere. D'altronde, se a governare questo paese è Rocco Casalino, la cui comunicazione è ermutanda del Grande Fratello, è difficile pensare a quello che faceva così, capito? I giornalisti fuori da Palazzo Chigi. L'altro secondo aspetto imbarazzante è il giornale di oggi. Io vorrei sapere se posso tornare in Lombardia, quali sono i gravi motivi. Come posso ritornare? Quanto ci posso stare? Che cosa devo fare? Tutte domande a cui i giornali non rispondono oggi, praticamente non rispondono. Mi sembra che ci sia un domanda e risposta fatto bene sul sito internet del Corriere della Sera, ma i giornali ieri tutti a dire cazzate, non c'è un pezzo interessante sui quotidiani oggi. Ragazzi, chiudere una regione, cosa vuol dire? Cosa puoi fare? Dove puoi andare? Quali sono i motivi per cui ricongiungerti con la tua famiglia? Cioè, le domande banali da cronista giornalistico non ci sono state. Qualcuno di voi potrebbe obiettarmi un'altra cosa che sta girando in queste ore, e cioè che a diffondere quell'inutile decreto, bozza di decreto, sia stato il governatore Fontana, e riportano una frase di CNN che dice che avrebbe avuto questa roba qui dalla giunta della regione Lombardia. Se non che dopo la stessa CNN rettifica, dice che ha avuto quel comunicato anche dalla giunta della Lombardia. Il motivo è molto semplice, è che quel comunicato ce l'avevamo tutti e non ce l'ha dato la giunta della Lombardia. Era il colabrodo di Roma per cui questi deficienti hanno mandato in giro una bozza di un decreto per cui per la prima volta nella storia d'Italia si chiude una regione e non hanno saputo gestirlo decentemente. Questi devono essere cacciati a calci nel culo! Oggi forse non facciamo più in tempo, ma vi sembra normale? Ci hanno spiegato che doveva essere tutto bipartisan e questi fanno il decreto e poi dopo non lo dicono le opposizioni. E poi si dice: ah, non si può criticare perché sei uno sciacallo se critichi. Io voglio essere uno sciacallo, perché se non critichi un governo in un momento di emergenza, quando cazzo lo critichi? Quando tutto va bene, si stanno comportando come delle pippe. Il punto fondamentale, e qua ve lo dico perché i pezzi dei giornali oggi sono arrivati in maniera chiara, sono le terapie intensive. Le terapie intensive sono quelle dove vanno a finire coloro che sono malati di coronavirus, e oggi ci sono due notizie. Una che dà ragione al fondo del giornale di ieri, e cioè che dovremo fare una scelta. Gli anestesisti dovranno scegliere chi mettere in terapia intensiva, mettere i più giovani o quelli che non hanno altre patologie, perché non avremo posto per tutti. Selezione degli uomini. Alcuni moriranno e altri no. È una cosa drammatica? Sì, pazzesca, mostruosa. E oggi, piccata la capa delle anestesie, si scrive una lettera al giornale dicendo: ah, ma non è un documento segreto, eccetera. È un documento che ovviamente nessuno vuole che se ne parli, ma che è stato diffuso ieri e che oggi lei fa un'intervista al Corriere della Sera e che completamente dall'A alla Z, come possiamo dire, ricertifica. La seconda cosa, che lo dice molto bene Pesenti, che è il coordinatore di tutte le rianimazioni in Lombardia, persona mi sembra seria, dice che al 26 marzo ci saranno circa 18.000 malati, chiusa o non chiusa la Lombardia, tra i 2.700 e i 3.200 saranno in terapia intensiva, contro 750 posti di terapia intensiva in Lombardia, il che vuol dire che ci sono 2.500 persone, 2.000, 2.500 persone che potenzialmente moriranno perché
non c'è la terapia intensiva per tutti. Allora, questa roba qua è grave? Sì, è grave, è gravissima. Ogni persona che muore è una tragedia. Ne muoiono purtroppo ogni giorno tantissime. Quello che sta succedendo è che in Italia, grazie a questo virus che è molto contagioso e molto poco letale, ma quel poco che è letale drammaticamente per le persone più vecchie di questo paese. Allora, dobbiamo chiudere l'Italia per sperare che ci siano meno morti? Questa è la domanda che si fa a un politico, non sperare che ci siano meno morti, perché ormai quelli ci sono, le malattie uccidono e uccidono purtroppo le persone più deboli ed è una cosa drammatica. Allora mi chiedo, questa roba qua di chiudere la Lombardia e di uccidere il paese economicamente, ci saranno più posti letto? Forse sì. Ci saranno più posti di lavoro? Certamente no. Allora, questa scelta ridurrà i morti? Questa è l'unica domanda seria che la politica oggi si deve fare. Il medico deve salvare tutti, la politica deve salvare un paese. Questa è la differenza tra la politica e il medico, non è un'alternativa tra la scienza e la politica, è semplicemente una differenza di prospettiva. Ecco, questa differenza di prospettiva oggi sui giornali non la vedi, perché il tema fondamentale è che dobbiamo essere tutti in galera, noi lombardi, molti veneti, in galera per i prossimi mesi, perché non devono morire più persone. Questo è il principio che ha scelto i medici e che non è detto che la politica ha condiviso al 100%. Vi chiedo un'altra cosa, quanto tempo può durare? Secondo voi quanto tempo può durare? Perché oggi siamo tutti d'accordo sul fatto, non vogliamo morti, le terapie intensive, siete tutti degli sciacalli. Quanto tempo possiamo chiudere la Lombardia? Quanto tempo possiamo impedire la libertà di circolazione a 16 milioni di persone? Quanto tempo possiamo chiudere le fabbriche? Quanto tempo possiamo chiudere i servizi? Quanto tempo possiamo evitare che gli ospedali si occupino di patologie diverse rispetto al coronavirus? Quanto tempo possiamo utilizzare medici e infermieri a questi ritmi negli ospedali? Chiaro? Questa è la domanda che oggi si deve fare dal punto di vista razionale, a cui è difficile dare risposta. Ovviamente fantastico, i ritardi e le bugie di Trump nell'affrontare il coronavirus, questo è quello che sa scrivere il, Gaggi sul Corriere della Sera, poi il caldo potrebbe servire a qualche cosa, ma anche su questo non si hanno notizie, perché il caldo, ovviamente questo virus c'è anche nei posti caldi, la MERS è nato in un posto caldo, il deserto arabo, quindi insomma anche sul caldo non ci facciamo soferchi illusioni, dice un pezzo informato sul Corriere della Sera, anche se aumentano le nostre difese immunitarie. Che altro succede? Beh, Zingaretti se l'è presa e questa è l'altra questione fondamentale, cioè da una parte c'è la doppia, come possiamo dire, la doppia nostra morale, no? Si dice non fatevi i tamponi e poi il presidente del PD il tampone se l'è fatto nonostante non abbia quei sintomi drammatici che giustificherebbero il tampone. Se voi chiamate avete l'influenza, il tampone non ve lo fanno. Il presidente invece Zingaretti lo fa e intorno a lui rischia di mettere, di contagiare, di mettere in quarantena un bel pezzo del governo. Comunque la notizia della giornata, ve l'ho detta, è quella che tutti quanti i giornali dicono, cioè la chiusura della Lombardia, testo pasticciato, dice il presidente della regione Lombardia Fontana oggi nel retroscena, ma la stessa cosa dice anche il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini del PD, dice testo pasticciato che non mi va bene, anche perché non è molto comprensibile che cazzo succederà all'interno di queste zone. Comunque, vi ricordo soltanto, nell'idea, no, sciacalli, tutti quanti, che noi il 27 febbraio, non un anno fa, abbiamo visto il titolo di Repubblica, ve lo segnalo, 27 febbraio, titolo di Repubblica, riapriamo Milano! Insomma, sono passati 5 giorni, direi che l'abbiamo chiusa, serrata, come non è mai successo nella storia, non solo repubblicana, ma del Regno d'Italia. Insomma, ci aggiorneremo più tardi su tutta la vicenda, perché è chiaro quello che sta succedendo. Sta succedendo che abbiamo preso una cura da cavallo per evitare che si diffondano il virus, perché non abbiamo la possibilità di curare persone, il numero di persone che arriveranno per le terapie intensive. Il punto fondamentale è che mi chiedo, fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi, possiamo continuare così? E chi pagherà le terapie intensive? E chi pagherà gli stipendi? E chi pagherà i macchinari? E chi pagherà le nostre vite, i nostri affitti, le nostre famiglie, le nostre scuole che sono chiuse? Insomma, prima o poi
qualcosa. In una qualche maniera dovremmo uscire da questo stato di emergenza, diciamo, inusitato. Prestipino diventa procuratore a Roma e se ne occupa da par suo Travaglio. Pasini si ritira dalla guida della Confindustria, la terza notizia della giornata, perché rimangono in corsa solo Licia Mattioli e Bonomi, il presidente dell'Assolombarda, non dotato di azienda, ma che vuole fare il capo degli imprenditori italiani. La trovo straordinaria. Noi ci vediamo come sempre Quarta Repubblica domani, lunedì ci sarà ovviamente senza pubblico e con grandi difficoltà, ma ci sarà perché tutto ciò che stiamo raccontando sulla zuppa deve essere raccontato anche fino a che potremo in televisione. La vita continua e se così non fosse sarebbe un disastro. La zuppa sicuramente continuerà. Ciao.